Per me è un ringiovanire, io ho trovato una nuova vita. Tornare dietro un banco di scuola dopo 60 anni, riprendendo laddove si era lasciato, è la scelta di Giuliana che, giovanissima, ha abbandonato gli studi per lavorare, si è sposata, è diventata mamma e quindi imprenditrice. Una vita, la sua, simile a quella di tante altre persone adulte e giovani che hanno deciso di ricominciare a studiare aprendo un nuovo capitolo della propria vita. E mi hanno tenuta impegnata per tutti questi anni. Ora, alla fine, ho detto ora basta, ora fa per me. Quindi è un atto d'amore verso se stessa? Certo. Sicuramente, questo che bisogna fare, atti d'amore verso se stesso, per vivere bene, tranquilla e felice. Giuliana lo ha fatto tornando in classe all'istituto Einaudi di Pistoia, dove da anni sono in funzione i corsi serali ad indirizzo sociosanitario e commerciale. La motivazione deve essere molto forte, chiaro, per un adulto vuol dire anche darsi un'opportunità di crescita nell'ambiente del lavoro. Generalmente i ragazzi o hanno smesso di studiare e quindi c'è un pentimento, oppure sono anche ragazzi che provengono dal percorso di formazione, no? Dalle IFP, che magari si fermano al quarto anno. Ecco, poi vengono magari al serale perché hanno trovato un lavoro e comunque intendono arrivare al diploma che può consentire loro anche l'accesso all'università. Quando si parla di scuola, il pensiero va ai piccoli delle elementari, ai più grandi delle medie, agli adolescenti che alle superiori si affacciano all'età adulta. Raramente si pensa però a questi studenti che tornano in classe magari dopo aver lavorato tutto il giorno, conciliando tra mille sacrifici lo studio con l'avere ad esempio una famiglia. La compagna è veramente fatto benissimo. È quello? È questo lavoro qui, sì sì sì. È venuto bello. Sì, proprio bene, complimenti. Ho aperto un negozio, ho messo su famiglia, quindi però mi era sempre rimasta questa voglia, ho sempre avuto questa lacuna del conoscere, del sapere. Finalmente è arrivato il mio momento, penso che non sia mai troppo tardi, e addirittura sono anche nonna di una bambina di 3 anni, però insomma sono più libera proprio col tempo e quindi il mio tempo ora lo dedico allo studio, alla conoscenza che... E dico sempre quasi meno male che c'è la mascherina, perché io sarei sempre a bocca aperta con lo stupore proprio della conoscenza. Smisi di andare a scuola perché pensavo che il mondo del lavoro sarebbe stato migliore di quello scolastico ed è tuttora un'idea che molti ragazzi hanno, però devo ammettere che avere un diploma e avere un modo di aprire uno sbocco in più verso lavori è molto più utile. Quindi lo studio è importante proprio per questo, riuscire a prendere un diploma in modo da avere molti più sbocchi, ottenere un lavoro che ti può mandare sempre avanti. Vorrei trovare un lavoro, però ora come ora è un po' difficile e quindi magari smettere di studiare, cioè finire il percorso di studio e poi cercare lavoro. L'utenza è molto variegata, quindi è chiaro che ci siano i più giovani con diciamo i più adulti. Io trovo che questo connubio sia fondamentale, perché i più giovani è chiaro abbiano anche più energia nel comprendere anche poi le nostre nozioni e spiegano talvolta ai più adulti diciamo i concetti e apprendono, di conseguenza anche gli adulti apprendono dai più giovani, cioè secondo me è un clima molto favorevole per tutte le fasce di età. Di confrontarsi vuol dire crescere, vuol dire avere l'opportunità di incontrare storie diverse, di venire a contatto con realtà diverse e di capire anche, di crescere, di comprendere sempre di più quello che c'è intorno, quindi si capisce anche le esigenze, la volontà di essere importanti, di essere protagonisti della propria vita. Queste persone vogliono questo, vogliono riappropriarsi della propria vita. Sono giustificazioni. La lezione al mare su Pedro, ultimamente i video mi piacciono su questa piattaforma, ok? Ha la possibilità di guardarsi il video in lingua e...